Se c'è una donna, diciamo, nella tempesta del dibattito in questo momento in Italia, questa è Francesca Albanese, per il suo J'accuse, cioè che è un libro che ha sollevato tantissime polemiche, anche perché devo dire che in questo momento non regna la tolleranza, non c'è nessun tentativo da parte dei dibattenti di uscire dalla logica di guerra, per cui qualunque pensiero sia un attimo critico, solleva immediatamente delle reazioni che assomigliano a pallottole. Per cui stamattina cercheremo di avere un altro tono e cercheremo di capire, insomma, quali sono le motivazioni che sono alla base di questo libro, che sembra scritto a ridosso, diciamo, della strage di Hamas, ma in realtà è un libro che viene da una lunga esperienza sul terreno da parte di Francesca Albanese, che come tutti sanno è stata una sorta di inviata osservatrice dell'ONU per analizzare la situazione nei territori occupati. Io sono stata oggetto di critiche e anche campagne ad persona da prima che uscisse il libro J'accuse, che immagino non sia stato ancora letto, eppure sta traendo già campagne d'odio senza precedenti. Il presidente Biden ha chiesto che praticamente cessassero i combattimenti. E la cosa è veramente sorprendente, considerato che si tratta del principale alleato dello Stato di Israele, e ha detto lui per primo una frase che non abbiamo sentito dire dall'Europa. Lei come commenta questa situazione? Quello che mi viene da dire è finalmente. Sono morte 15.000 persone a Gaza nel giro di 45 giorni. 15.000 persone, è stata un'ecatombe. E in che modo questa operazione militare abbia garantito o abbia reso l'obiettivo della sicurezza di Israele più vicina, più raggiungibile, è veramente dubbio. Quindi ben venga una pressione su Israele per il cessate le ostilità e la ricostruzione di Gaza con gli aiuti umanitari che sono necessari, in concomitanza con il rilascio chiaramente degli ostaggi. L'obiettivo dichiarato di Netanyahu era sradicare Hamas, distruggere Hamas, però lei ha fatto questa cifra dei 16.000 morti. Dobbiamo dire che solamente forse 1.000-1.500 combattenti di Hamas sono stati uccisi, poi in realtà tutto il resto è popolazione civile, sono bambini, sono donne, sono vecchi. Quindi, siccome valutiamo che l'esercito, chiamiamolo così, tra virgolette, di Hamas sia all'incirca di 30.000 persone, mi sembra, diciamo francamente, assolutamente un obiettivo ideologico quello che è stato dichiarato. Certo, Michele, ma infatti una cosa che io ho cercato di sollevare sin dall'inizio, partecipando in dibattiti in Italia, durante i quali venivano esposti anche cartelloni Hamas uguale ISIS. Un attimo, Hamas è una realtà diversa da ISIS, e questo lo dico senza giustificare, senza condonare, senza sminuire la gravità, degli atti commessi da Hamas il 7 ottobre e delle atrocità condotte contro a danno di cittadini e cittadine israeliani, ma Hamas è una realtà politica a cui è stato permesso di governare su Gaza senza possibilità di alcun ricambio politico istituzionale per 16 anni, grazie all'assedio imposto sulla striscia di Gaza da Israele. E Hamas non è soltanto le brigate Qassam, è una realtà dalla quale dipendono ufficiali pubblici, insegnanti. Quindi sin dall'inizio io ho detto sradicare Hamas non è soltanto un obiettivo militare, è un obiettivo politico che potrebbe avere delle conseguenze disastrose. Ed infatti così è stato. Sono morte almeno 15.000 persone, 3.000 sono ancora non identificate, missing, come si dice in inglese, probabilmente sotto le macerie. E ripeto, 6.000 di queste vittime sono bambini. Io per quanto mi riguarda penso che non c'è niente, non ci sono ragioni storiche, non ci sono ragioni politiche che possano giustificare quello che ha fatto Hamas, perché considero questo gesto di Hamas, cioè l'uccisione di 1.200
ebrei, credo che sia, diciamo, la strage di ebrei più grande, diciamo, dopo l'Olocausto, ingiustificabile sotto il profilo politico, perché lo considero, diciamo, dannoso per la causa dei palestinesi. Tutt'altra cosa è dire quello che pure lei ribadisce nel libro, che questa strage non nasce dal nulla. Questa frase che viene molto contestata, la strage non nasce dal nulla, perché è evidente che questa strage non nasce dal nulla, nasce dentro un contesto molto definito, però la posizione di Hamas io non la considero parte della resistenza del popolo palestinese, della battaglia per i suoi diritti, al contrario, la considero un duro colpo per la battaglia per i diritti dei palestinesi. Lei come metterebbe in ordine queste due cose? Sembra di essere degli eversivi, riportando la questione al contesto pre-7 ottobre, un'occupazione militare di 56 anni che si è tradotta in una forma di controllo militare, draconiano, dittatoriale sulla vita di 5 milioni di palestinesi oggi. Niente giustifica l'efferatezza di Hamas. Al tempo stesso, quello che mi viene di dire è che i palestinesi, che non sono minimamente rappresentati da Hamas, ripeto, Hamas ha vinto le elezioni nel 2005, non gli è stato permesso di governare. Le prime vittime di Hamas sono stati palestinesi. Bisogna ricordarsi che cosa è successo nel 2006-2007, quando c'è stata una lotta fratricida intestina, che si è poi risolta nell'eccidio di tanti che militavano per Fatah nella striscia di Gaza, quando poi Hamas ha preso il controllo della striscia di Gaza. Tanto gente giù dai palazzi, gambizzando persone per strada. Hamas, le prime vittime che ha mietuto sono state palestinesi e hanno continuato ad essere palestinesi, perché io ho lavorato a Gaza e ho continuato a lavorare a Gaza anche con le persone di Gaza, anche quando non mi è stato più possibile ritornarvi fisicamente, e la gente aveva obiettivamente paura. Anche durante le riunioni telefoniche le persone non si sentivano liberi di parlare perché Hamas ha sempre regnato col pugno di ferro. Ma per questo io dico, ma che ragione c'è oggi di bombardare la striscia di Gaza ammazzando una persona su 100 e 6.000 bambini? Perché questo, come è successo in passato e come è successo anche in Libano, porterà solo consensi ad Hamas, che è visto come l'unica forza che fondamentalmente è capace di fronteggiare Israele, che è visto dai palestinesi come proprio carceriere. Direi che non solo questo, ma siccome affermerà lo strapotere nell'area territoriale militare dello Stato di Israele, esporterà un pericolo a livello mondiale e farà risorgere anche un'aggressività, probabilmente noi ci auguriamo di no, ma è molto probabile che ciò avvenga anche nei confronti degli ebrei, perché oltre che dell'Occidente in generale. Quindi crea un pericolo grosso, diciamo, questa affermazione fondata non tanto sulle ragioni della politica, ma solo su quelle della forza. Michele, mi permette di fare un commento su qualcosa che ha detto all'inizio? Ha detto che questo è stato l'attacco peggiore che gli ebrei abbiano sofferto dall'Olocausto in qui. Io credo che sia importante differenziare però gli ebrei dagli israeliani. Nel senso, questo è stato un attacco contro Israele, e questa è stata una cosa che è stata detta da chi ha rivendicato l'attacco, che poi secondo me sono dei folli perché dicono delle cose insostenibili, indifendibili, però hanno attaccato Israele in quanto potere occupante, in quanto stato di apartheid, in quanto stato oppressore. Non hanno attaccato Israele perché stato degli ebrei. E questa cosa è molto importante perché va distinta la causa palestinese e la necessità di garantire diritti, libertà e dignità a tutti i palestinesi che vivono in quella terra, dalle azioni che poi sono a danno degli ebrei in quanto ebrei. Perché è vero, per esempio, in paesi come la Francia c'è un ritorno fortissimo dell'antisemitismo, ma
Ma come i palestinesi stessi dicono in questi giorni, questo non ha niente a vedere con la nostra causa, anzi criticano le azioni di chi colpisca cittadini e cittadine francesi o europei, ebrei in quanto ebrei, perché non hanno niente a che fare con quelle che sono le politiche dello Stato di Israele. E infatti, come dice lei, questo debilita e danneggia anche le posizioni dei palestinesi. E va detta anche un'altra cosa: la resistenza palestinese per 30 anni, se si fa eccezione della sanguinosa parentesi della seconda intifada, che ha visto suicide bombers e attacchi terroristici a danno di israeliani, prevalentemente condotti da Hamas, rivendicati da Hamas, se si fa eccezione di quella parentesi, la resistenza palestinese è stata ed è ancora maggiormente pacifica, di gente che protesta per la difesa delle terre e viene arrestata e viene ammazzata costantemente. Queste sono cifre riportate, ci sono cifre riportate anche da organizzazioni non governative israeliane, ma soprattutto è ancora una resistenza che cerca di affermarsi attraverso la rivalsa del diritto internazionale, attraverso la Corte Penale Internazionale, la Corte di Giustizia Internazionale, tutti sforzi che l'Occidente cerca di ostacolare. E questa è una cosa gravissima. Su Tra questi c'è anche il questa nostro paese. seconda parte delle cose che dice, non c'è dubbio, non c'è stato nessuno sforzo neanche dell'Europa di ricordare che questi diritti violati erano in aperta contraddizione col diritto internazionale e non c'è stata nessuna rivendicazione da parte nostra, con forza di questa violazione. Però non sono d'accordo sulla parte che invece riguarda l'attacco allo Stato di Israele, perché la modalità, cioè qui non siamo di fronte ai giapponesi che bombardano la flotta americana e aprono una guerra. Qui siamo di fronte ad un'aggressione che avviene nei confronti, tra l'altro, di giovani che io credo fossero anche, diciamo, i più estranei, diciamo, a questo tipo di conflitto. Quindi c'è stata una scelta di andare, di indirizzarsi direttamente sul popolo. Ecco da che cosa deriva Israeliano. la sensazione di un attacco agli ebrei, perché non è stato un attacco ad un'organizzazione statale o qualcosa di militare o un qualcosa che avesse un significato simbolico, ma direttamente sulla popolazione, anche la più inerme, la più indifesa. E Hamas è ambigua in questo perché da una parte richiama alla lotta della resistenza contro lo Stato Israele e le politiche di occupazione che lei ricordava, ma dall'altra fa intendere che in realtà c'è uno scontro religioso sottostante tra due religioni. Cioè un po' questo lo fa Hamas, non si può negare che questo Ma esista. io questo non lo vedo, Michele, però. Io non la vedo che sia uno Purtroppo io lo scontro tra vedo e lo ebrei sento e. anche nella presenza, diciamo, dell'Islam nel mondo. Non è una cosa da sottovalutare il fatto che comunque la Palestina venga vissuta anche nelle preghiere dell'Islam come un qualcosa, come una ferita, diciamo, importante. Cioè non è in sé negativo questo, però quando tu scegli come obiettivo direttamente una popolazione inerme, secondo me la sensazione che tu stai aggredendo il popolo e non lo Stato la dai, cioè questo Ma mi il sembra popolo israeliano, inevitabile. Michele, è il popolo israeliano, non è il popolo ebraico, perché non sono stati colpiti da Hamas dei target al di fuori dello Stato di Israele. E ripeto, questo non giustifica quello che Hamas ha fatto. Assolutamente, infatti va giudicato, va punito. Per questo che io ho accolto con grande speranza l'annuncio da parte del procuratore della Corte Penale Internazionale di un potenziamento delle indagini. Finalmente, era ora. Però ripeto, secondo me non bisogna amplificare il significato cioè nel senso non amplificare, ma secondo me non bisogna leggere al di là di quello che è stato l'attacco di Hamas nei confronti degli israeliani, che poi abbiano colpito della gente che era tra i più pacifisti. Questa è la tragedia nella tragedia, perché ha scosso alle radici la sinistra israeliana e ciò che ne rimaneva. Nel senso che oggi tanta gente che fino a
a ieri militava contro la fine dell'apartheid, si sente completamente scioccata e disgustata da ciò che Hamas ha fatto. E io lo capisco, io non mi aspetto che gli israeliani si elevino al di sopra della propria tragedia personale. Quello che mi aspetto è una risposta razionale da parte degli stati, Israele innanzitutto, e poi la comunità internazionale che lo circonda, mentre c'è stato proprio un raccogliersi attorno allo Stato di Israele mentre bombardava Gaza e mentre ammazzava milioni, cioè migliaia di persone. Lei dice una cosa importantissima nel libro, dice che bisogna stare attenti ed è questa la politica di Netanyahu, aver trasformato, diciamo, la sicurezza dello Stato di Israele in una battaglia contro tutti i palestinesi. Cioè, poi approfondiremo due elementi polemici che mi interessano di più, però è questo il punto, cioè non sviluppare una politica che faccia diventare qualunque palestinese un elemento di insicurezza per Israele. Questo porta direttamente alla pulizia etnica, che poi è sottostante, diciamo, a queste operazioni che sta facendo Netanyahu. Cioè, noi dobbiamo batterci perché i palestinesi tornino a Gaza del Nord, cioè che assolutamente non ci sia un'accentuazione di questo elemento di diaspora. Lei non. Questo è un punto importante, ma deve valere per le due parti, secondo me. Non possiamo considerare qualunque israeliano un elemento, diciamo così, ostile nei confronti dei palestinesi, né possiamo Assolutamente. considerare un palestinese, a maggior ragione, un elemento di minaccia per la sicurezza del popolo di Israele. Ma guardi, Michele, la cosa clamorosa e che rattrista maggiormente è che io credo che negli ultimi 2 anni fosse stato fatto un lavoro incredibile da palestinesi e israeliani che hanno lavorato assieme per la comprensione, per la diffusione della comprensione di quello che è il regime d'apartheid che Israele impone ai palestinesi. E ne possiamo chiaramente parlare perché mi rendo conto che questa è la parola apartheid è insomma, un tema molto delicato e incompreso in Italia. Però c'è stato un lavoro che stava spingendo il dibattito verso un cambiamento epocale dal mio punto di vista. E purtroppo quello che è successo il 7 ottobre ha anche spazzato via la possibilità, le possibilità di dialogo su come superare in modo che facesse immaginare una coesistenza pacifica tra palestinesi e israeliani, quello stato di discriminazione istituzionalizzata che Israele ha messo in campo. Ma anche adesso, in questi giorni tragicissimi, non se ne parla, ma sono tanti i tentativi disperati di palestinesi e israeliani che vivono in Israele, ma anche di tanti israeliani che raggiungono e proteggono i palestinesi, per esempio in Cisgiordania o Gerusalemme, dagli attacchi dei coloni israeliani armati e dai soldati israeliani. Sono tanti i tentativi di costruire una rete di sostegno e di supporto. Questi sono gli elementi della società con cui bisogna dialogare. Sono quelli con cui dialogo io, sono quegli elementi che cerco di portare anche all'interno del dibattito italiano, che però è appiattito su quello che dice Netanyahu o su quello che dice l'autorità palestinese o i folli leader di Hamas. Sono non so quanti decenni che io cerco di raccontare quali sono i diritti dei palestinesi violati e devo dire che ho sempre avuto a fianco degli ebrei che mi aiutassero in questo racconto. Per esempio, la descrizione che lei faceva delle condizioni di apartheid che ci sono in Cisgiordania, nei territori occupati e tutto sommato anche a Gaza, perché poi Gaza c'è un'apparente situazione di autonomia, ma in realtà è un popolo in gabbia, un popolo incarcerato, diciamo, non può fare niente, non può muoversi, non è padrone dell'acqua, non è padrone dell'energia elettrica, non, cioè è completamente prigioniero, cioè questa è la realtà. Quindi, ma il termine apartheid lo usano gli ex militari ebrei che hanno costruito questo straordinario elemento di battaglia pacifista e che denunciano le condizioni nei territori occupati, cioè dove c'è un diritto disuguale, dove ti possono abbattere la casa, non puoi fare niente, insomma, questo
Questa è la situazione che abbiamo visto tante volte in tantissimi documentari, ma proprio per questo io dico che bisogna stare attenti. So per esempio il termine genocidio che lei anche evoca nel libro, io lo userei con molta parsimonia, perché? Non perché non sia tecnicamente giustificato. Cioè, se guardiamo le delibere dell'ONU, eccetera, le leggiamo attentamente, possiamo ritrovare in quello che sta succedendo una traccia, diciamo, di questa parola. Però quando tu la usi è come se dicessi agli ebrei siete dei nazisti. Cioè, questo è una cosa che non, che non è, che è, sì, beh, si evoca, Michele, posso spiegare è il questa cosa? principale. È il popolo che ha subito, diciamo, il più grande genocidio che noi conosciamo nel corso della storia. Quindi per loro è. Michele, due elementi, anzi tre. Innanzitutto, si è arrivati all'Olocausto, il genocidio non è mai un atto, è un processo e questo ce lo dice tutta la storia dei genocidi commessi nella storia dell'umanità. Dal genocidio dei nativi d'America, agli aborigeni australiani, agli Herero in Namibia, ai congolesi ad opera di Leopoldo II del Belgio. Questo, che poi i genocidi siano riconosciuti o meno, questa è un'altra questione. Comunque, quello degli ebrei in Europa è stato non solo il più tragico della storia in termini numerici, ma è stato il culmine di persecuzione di secoli. Anche chi studia, io spesso evoco questa esperienza, questo aneddoto personale, chi studia istituzioni del diritto romano impara che agli ebrei venivano proibite delle professioni, c'era la distinzione tra, già all'epoca dell'impero romano, tra ozia e negozia, e gli ebrei erano discriminati, ci sono stati discriminati nel corso di secoli e soprattutto in Europa. E l'Olocausto è stato possibile grazie alla deumanizzazione degli ebrei. Non li si riconosceva più come esseri umani e quindi meritevoli di protezione. La parola genocidio, che io uso in senso strettamente legale, è un crimine gravissimo che non va soltanto condannato. Va prevenuto, quindi quando c'è il fumus, quando c'è il rischio che un genocidio possa essere commesso, che ciò che ho detto io con un'altra trentina di esperti indipendenti delle Nazioni Unite e centinaia di studiosi, di accademici, quando c'è il rischio che un genocidio possa essere commesso, c'è un obbligo degli stati di intervenire per prevenirlo. Quindi che cosa è successo? Quando è che c'è un genocidio? Il genocidio è l'intento, quindi un dolo specifico, l'intento di distruggere un popolo in tutto o in parte, attraverso uccisioni, inflizione di sofferenze psichiche o fisiche e la creazione di condizioni di vita impossibili. Non è necessario ammazzare tutti, è anche la creazione di determinate condizioni che non permettano più di vivere a una parte del popolo in un determinato luogo. Quindi, siccome questo rischio c'è, Israele ha la capacità di commettere un genocidio, la realtà dei fatti è quella che ha ammazzato in 40 giorni 16.000 persone, peraltro, in un momento in cui si sono moltiplicati, gli argomenti, i propositi proprio genocidari, da parte di politici e militari israeliani, distruggere Gaza, cancellare Gaza dalla faccia della terra, non ci sono civili, ci sono solo animali, non ci sono civili, neanche bambini, sono tutti terroristi. Queste sono cose gravissime. E nel momento in cui si dice, ma come, si chiede, si fa allusione al fatto che il popolo, di Israele, in quanto sopravvissuto all'Olocausto, possa commettere questo, io mi chiedo chi è stia politicizzando l'argomento, perché secondo me nessuno deve essere esente dal giudizio della legge. Poi rispetto, senza arrivare a conclusioni, è stato compiuto un genocidio o no? No, però nel momento in cui c'è l'intento genocidiario e c'è la pratica, che appunto 16.000 persone morte, 15.000 persone morte sono già 16.000 persone di troppo,
È necessario che la comunità internazionale intervenga. Però in questo momento io credo che non usare la parola genocidio vuol dire semplicemente indicare come prioritarie le responsabilità che ha Netanyahu per quello che sta avvenendo e per la svolta che ha impresso allo Stato Israele dal 2018. Cioè, questa è una cosa importante perché Netanyahu che ha in pratica impostato lo Stato israeliano in funzione di una strategia di pulizia etnica, di controllo totale e di emarginazione dei palestinesi. Lì c'è stato un salto di qualità. Ovviamente le cose avvenivano già prima, non è che Netanyahu le ha inventate dal niente, ma con Netanyahu c'è un salto di qualità e con Netanyahu c'è una reazione del popolo israeliano. Che è non solo del popolo israeliano, ma dalla comunità ebraica mondiale, che comincia a pensare che questa è una strategia sbagliata, perfino suicida per lo Stato di Israele e che quindi bisogna fermare Netanyahu. In questo senso io dico che bisogna fare attenzione, cioè attenzione a non perderci questa reazione che c'è da parte degli israeliani e da parte di una parte della comunità ebraica mondiale. Che isola Netanyahu, cioè noi dobbiamo assolutamente arrivare a una sconfitta di questo qui, perché è lui il portatore del pericolo più grande ed è interessato a prolungare la guerra, perché altrimenti il suo potere sarebbe già praticamente finito. Questo era il senso della mia obiezione. Non tanto, non verte sull'aspetto giuridico, ma sull'aspetto politico, che in questo momento per me è principale. Sempre nel libro, lei evoca quello che Shimon Peres chiamava il peccato originario, no, dello Stato di Israele, nel senso che nasce da un gesto coloniale. C'è nelle posizioni di oggi anche un rifiuto del colonialismo, anche perché l'Olocausto poi è una cosa che ha fatto l'Europa, no? Diciamo, il prezzo l'hanno pagato i palestinesi. Noi abbiamo risarcito gli ebrei, noi europei li abbiamo risarciti, o noi occidentali, diciamo, con le terre, diciamo, che non erano nostre, ecco, mettiamola così. Però c'è in questo rifiuto del colonialismo il pericolo di una negazione proprio dell'esistenza dello Stato di Israele. Siccome c'è questo peccato originario, l'unico modo di sanarlo è che non esista uno Stato in cui gli ebrei possano sentirsi sicuri. Mi vengono in mente due cose che peraltro mi sono emerse in conversazioni con amiche e colleghe israeliane. Una è una cosa che mi ha detto Sara Parenzo, che dice il volere che Israele cambi, volere che Israele sia veramente uno Stato democratico che non discrimini nei confronti dei palestinesi, è un atto d'amore. Non è un atto d'odio ed è per questo che tanti israeliani lo sentono come un imperativo morale e categorico. E secondo me è questo che bisogna capire. Chiedere la fine dell'apartheid non significa volere la fine di Israele, ma volere la fine di Israele come stato d'apartheid. Ma è possibile che non si, cioè che sia un'eresia chiedere che questo stato non discrimini che non discrimini un gruppo? Che è quello dei palestinesi all'interno di Israele, ma soprattutto Israele mantiene il controllo militare su 5 milioni di palestinesi che non votano. Questa cosa deve finire in un modo o nell'altro, o garantendo ai palestinesi la possibilità effettiva di avere un loro Stato, significa fine dell'occupazione militare e fine dello sfruttamento coloniale, che attenzione, attenzione, non deve essere necessariamente sradicamento di tutti i coloni. Che vivono in Cisgiordania o a Gerusalemme, però significa assicurare giustizia alla giustizia a coloro che commettono crimini, ma soprattutto chi resta in quanto cittadino palestinese. E appunto senza la mentalità coloniale. Questa è una. Altrimenti, se non si può addivenire a questa soluzione, perché Netanyahu fino a ieri in Parlamento, nella Knesset, diceva: io sono l'unico che può impedire la creazione di uno Stato palestinese a Gaza, in Cisgiordania e Gerusalemme Est. Ma che cosa significa soggiogare
per l'eternità il popolo palestinese? No, allora se uno Stato non è possibile, che si garantisca diritto di cittadinanza piena a tutti. L'altro elemento che secondo me è molto importante, e mi viene da un'altra collega israeliana, dice, a differenza nostra, popolo ebraico mondiale, a noi è stato permesso di avere un momento di chiusura con l'esperienza tragica dell'Olocausto, nel senso è riconosciuto a livello mondiale come collettività, ci siamo uniti, abbiamo combattuto per la giustizia, per forme di risarcimento, non è negata la nostra storia, quello è un elemento fondamentale, fondante della nostra identità di popolo e ci è riconosciuto, mentre i palestinesi questo non è permesso, cioè il fatto che l'80% degli abitanti di quello che oggi Israele nel 1948-49 siano stati scacciati perché non ebrei, non è nemmeno riconosciuto e negato. Il fatto che, che siano stati spossessati di città, di infrastrutture, di tutto ciò che avevano economicamente e culturalmente, questo non viene nemmeno evocato, anzi viene negato. Ed è questo significa che ai palestinesi non è neanche data l'opportunità di commemorare questo momento straziante, fondamentale della loro storia. Per questo che io dico, la comunità internazionale ha l'opportunità di aiutare israeliani e palestinesi nel riconoscimento di quello che due autori fantastici, Amos Goldberg e Bashir Bashir, in un loro testo, che evoco peraltro nel libro L'Olocausto e la Nakba, chiamano il riconoscimento del dolore e del trauma dell'altro, che non significa fare gerarchie o ritenere o sminuire quello che è stato l'Olocausto, però rendiamoci conto, come diceva lei, Michele, che a seguito dell'Olocausto si è riconosciuta la creazione dello Stato di Israele che ha significato sfollamento forzato per 750.000 palestinesi che sono ancora esuli, apolidi in Medio Oriente e altrove, e lo smembramento di un popolo è una roba feroce che non è neanche riconosciuta. Bene, direi che su questa base possiamo veramente comprendere che dalla soluzione di questo conflitto passa una svolta per il mondo, cioè se effettivamente il mondo riesce a riconoscere il dolore degli altri, se nel mondo si riconoscesse il dolore degli altri tutti quanti, chiaramente il mondo si avvierebbe su una strada diversa. Non è facile contemperare le due esigenze, cioè creare uno Stato in cui gli ebrei si sentano sicuri, non si può nemmeno accettare che ci sia una parte così importante dell'umanità che venga ferita e ferendo loro si ferisce la sensibilità, diciamo, di un mondo molto più grande che sente la questione palestinese come una questione importantissima, vitale per loro, una grande comunità internazionale che vive la Palestina come una bandiera che è da sollevare. Cioè, tutte e due queste bandiere devono sventolare una accanto all'altra. Come facciamo a farlo? Boh, è difficile, però io sono convinto che se si apre un tavolo nel quale le parti possono tornare a confrontarsi, ciò che sembra impossibile alla fine diventa più vicino, diventa più alla portata di mano. Se invece continuiamo a far parlare le armi, è finita. Per cui, J'accuse, leggiamolo senza astio, senza polemiche, per capire e al limite per contestare quello che dice, e contemporaneamente auguriamoci che le parole di Biden che dice basta, basta combattere, diventi una parola d'ordine mondiale. Auguri per il suo lavoro. La ringrazio, Michele. Arrivederci.